Mio nome e cognome, lo vedete lì. È il Dipartimento di afferenza è quello che vedete sempre scritto. Eh, stamattina sono qui per parlarvi un po' di questo eh, famoso o meno famoso latte a due per chi eh, non lo conoscesse. Però per parlare di questo tipo eh, di latte e tutto ciò che ne consegue, sia a livello tecnologico che biologico. È necessario fare un passo indietro, cioè partire da a, quello scenario eh, che, eh, a cui aveva già accennato Milena, e che eh, sostanzialmente eh, si limitava alla situazione italiana. In realtà, eh, non è possibile parlare di questo latte se non, non, non si contestualizza. Questa, uh, questa nuova tipologia del, del, di latte in uno scenario un po' più ampio. Uno scenario internazionale che eh, per quanto riguarda il settore lattiero caseario in questi ultimi 20-30 anni è drammaticamente cambiato. È cambiato perché il latte e molti dei suoi derivati sono oggi delle vere e proprie commodities, per cui eh, hanno prezzi che eh, possono variare eh, tantissimo, innescando ovviamente crisi più o meno... Eh, locali o, o globali, quindi ogni anno per esempio da noi si discute sul prezzo del latte che eh, in una fase di fine eh, del regime delle quote latte è eh, un prezzo definito dal mercato ma non mercato nazionale, mercato internazionale, sono entrati eh, nel settore lattiero caseario nuovi attori e quando parlo di attori mi riferisco sia a, a nuove nazioni eh, produttrici di latte, ma nuovi attori significa anche eh, nuove tecnologie, nuovi prodotti eh, sul mercato. È eh, un mercato in cui oggi è molto, è molto sentito anche il discorso della sostenibilità, quindi eh, in prima battuta una sostenibilità. Eh, diventa anche una uh, sostenibilità di tipo, di tipo economico o uh, alimentare perché eh, giustamente in Italia come ha detto Milena la filiera lattiero casearia rappresenta l'11-12% del pilagro alimentare che non è poco ma voi dovete immaginare nel mondo la alla filiera, alla filiera alimentare soddisfa molti dei bisogni alimentari soprattutto nei paesi e in via di sviluppo in quelli più sviluppati è, si è assistito anche a una variazione importante delle abitudini alimentari, e questo ha comportato, soprattutto negli ultimi 7-8 anni, per esempio, un calo drammatico eh, dei consumi di latte, di certe tipologie di latte, non di tutte, ma sicuramente di quella più comune, più conosciuta a tutti noi, che è appunto il latte, eh, il latte pastorizzato. Nello stesso tempo, questa variazione delle abitudini alimentari si è anche accompagnata però a un'evoluzione e una diversificazione di, del valore aggiunto, cioè di che cosa il consumatore interpreta come valore aggiunto di un alimento e più in particolare eh, di, un, eh, prodotto, di un prodotto lattiero, lattiero caseario. Non è un caso che oggi il mercato lattiero caseario sia, diciamo, abbia dei driver molto importanti che eh, vengono oh, diciamo, stimolati, sostenuti dal consumatore, dalle richieste di consumatore, del consumatore. E questi driver sono oh, diciamo, a volte addirittura all'opposto, perché oggi il consumatore è sempre più attento a un aspetto di health, di salute, di, che riguarda appunto ciò che mangia più in generale di nutrizione, però è anche sempre più attento ad altri aspetti che oggi giocano un ruolo molto importante eh, nel mercato lattiero caseario, per esempio la convenience, cioè per, mh, prodotti, per esempio, eh, monoporzione, eh, pro, prodotti eh, utilizzabili in contesti diversi dal, uh, dall'uso domestico e così via. Eh, fermo restando che ovviamente esistono dei driver più eh, legati a esigenze di tipo industriale che eh, riguardano appunto ovviamente dei prerequisiti come la sicurezza, la riduzione dei costi, l'allungamento della... Della, della, della durabilità degli alimenti e, e per esempio la uh, sostenibilità, per esempio, in termini di packaging, quindi trovare dei packaging poco impattanti. Pensate solo al, al, al poliaccoppiato che si usa per il latte, che è sicuramente eh, un, uh, un package, un package uh, iconico del latte, tutti riconoscono in prima battuta il contenuto latte di quel tipo di contenitore, ma oggi è uno dei contenitori per esempio più difficili da riciclare. Quindi tutto questo in un contesto generale in cui la, uh, le proprietà nutrizionali del latte sono uh, in un momento di revisione uh, critica a critica, dipende da come si voglia uh, vedere la cosa. Eh, tanto che il latte non è più l'alimento uh, con la maiuscola come era una volta, e qui basterebbe vedere, per esempio, negli anni, eh, attorno agli anni '30, uh, la rivista sulla quale mi eh, onoro di scrivere, di, di, di dirigere il latte, vedete che un litro di latte veniva equiparato in termini di valore nutrizionale a un pollo, a, a un pezzo di carne, eccetera. Qualche anno dopo Churchill eh, diceva, per esempio, che eh, il latte era il miglior investimento per una nazione in termini di alimento da dare eh, ai bambini. Eh, oggi invece è, è tutto è, è un po' cambiato, per cui il latte non è più quell'alimento eh, perfetto che era negli anni, diciamo fino agli anni 60, agli anni 70. È diventato qualcosa di imperfetto in termini nutrizionali o meglio nella percezione nutrizionale eh, che hanno molti consumatori rispetto ai prodotti lattiero caseari. È un dato di fatto uh, di mercato che eh, oggi eh, ciò che va per la maggiore sono degli alimenti added weave o free from, cioè tutti quei prodotti a cui io... Aggiungo o tolgo qualcosa che, nel caso dei prodotti lattiero caseari, eh, riguarda ovviamente l'arricchimento: vedete, con un sacco di cose eh, piuttosto che eh, l'alleggerimento, l'impoverimento eh, di micro o macro componenti che vengono ritenuti eh, poco, poco salutari. Prima battuta. Eh, il grasso, il colesterolo, però eh, il successo di mercato che hanno avuto per esempio i prodotti eh, privi di lattosio. Basso contenuto di lattosio e sotto, sotto, sotto gli occhi di tutti. Quindi il latte non è più quel, quell'unicum in cui tutto, cioè tutti i componenti, facevano l'alimento perfetto. Oggi, paradossalmente, alcuni di questi componenti fanno l'imperfezione diciamo nutrizionale o nel sentito comune eh, nutrizionale del consumatore. Detto questo, arriviamo al latte A2. Vi ha già anticipato eh, Milena che cos'è il latte a 2 ma eh, anche qui facciamo un passo indietro eh, il latte a 2 è un latte che contiene una caseina eh, voi sapete che le, la, meglio le caseine sono le proteine più importanti del latte sia da un punto di vista nutrizionale che da un punto di vista tecnologico perché ovviamente caseificare tre quarti del latte in italia va ad essere caseificato, quindi diventerà formaggio. Caseificare vuol dire in un qualche modo concentrare la frazione caseinica, proteica caseinica del latte, e il grasso. Quindi capite qual è l'importanza della caseina, eh, non soltanto in quantità, ma anche in tipo, come vedremo fra un attimo, per il nostro paese, per un paese appunto che, come vi dicevo, trasforma in formaggio gran parte del latte. Le caseine è una famiglia di proteine. All'interno di, di questa famiglia esiste la beta-caseina, una proteina eh, relativamente grande, di circa 24 kg, alto, eh, che ha, come tante altre proteine del latte, tante altre caseine, ma anche eh, altre proteine non. Eh, non ascrivi appunto la famiglia delle caseine, delle varianti genetiche. Eh, queste varianti genetiche, nel caso della beta caseina, sono mm, all'incirca 12, dico all'incirca perché poi dipende dalla fonte, eh, fonte bibliografica. Eh, ovviamente sono tante varianti genetiche, eh, però quelle che hanno un interesse eh, in termini di. Ehm, termini tecnologici, in termini di diffusione, quindi tra le razze bovine sono ovviamente eh, molto molto meno. E tra queste appunto le, le due varianti più note, ci aggiungerei anche la, la, la B, ecco, sono la 1 e la 2. Eh, la differenza tra queste due eh, caseine è una differenza veramente minima eh, dovuta a una... E una sola sostituzione amminoacidica che voi andate a trovare in posizione 67 nella sequenza amminoacidica eh, fatta appunto di 209 amminoacidi, come ehm, si diceva poc'anzi. E questa, questa sostituzione vedete comporta la presenza di un eh, residuo di istidina o un residuo eh, di eh, prolina ehm, rispettivamente eh, nella caseina A1 e nella caseina A1. A2. Eh, la, la caseina A2 si pensa derivi dalla, dalla 1 per una mutazione eh, avvenuta circa 5-10.000 anni fa. Quindi, una mutazione che magari nei battaglii pubblicitari viene definita come antica, eh, in realtà risale appunto a qualche migliaio, a migliaio di anni fa. Eh, la cosa più interessante è, è capire il latte eh, che viene prodotto. Dalle principali eh, razze di eh, bacche da reddito, che tipo di eh, genotipo caseinico eh, presenta. E eh, come eh, questo genotipo può essere ovviamente evidenziato con varie tecniche. Qui vedete semplicemente un'elettroforesi. Un quindi va a vedere il fenotipo in questo caso, si va a vedere eh, le proteine direttamente presenti nel latte. E da, dalle quali è possibile poi evidenziare la presenza di una o, o più eh, varianti eh, genetiche in quel tipo di latte. Se andiamo a vedere qual è la frequenza, senza entrare in tabelloni eh, con tanti numeri, ma in termini assolutamente generali, se andiamo a vedere eh, qual è la frequenza di queste caseine, eh, chiaramente dobbiamo riferirci in prima battuta alla frisona, cioè alla vacca. Che tutti voi conoscete, eh, che eh, presenta nel, nel proprio latte ambedue le varianti, quindi è eh, eterozigote per le varianti A1 a 2 della beta caseina. Molto più diffusa è la variante invece la beta caseina A2, per esempio, nella Bruna, dove vedete circa tre quarti degli animali presentano il genotipo Mozigote eh, A2 a 2, quindi solo la beta caseina, solo la beta caseina A2. Ovviamente. Eh, quando si parla eh, di, di caseina, eh, inevitabilmente il discorso finisce, come vi accennavo poc'anzi, alle proprietà tecnologiche che eh, la caseina determina nel latte e in prima battuta per l'importanza che hanno nel nostro paese, ovviamente le proprietà, eh, le proprietà casearie, cioè l'attitudine alla coagulazione col caglio, alla coagulazione, alla coagulazione presamica. Chiunque di voi sa che eh, anche sostituendo un solo aminoacido eh, io posso determinare nella proteina cambiamenti importanti che si ripercuotono sia sulle proprietà tecnologiche di questa proteina sia sulle proprietà biologiche dell'aspetto che poi più ci interessa andare a vedere questo eh, discorso è particolarmente importante perché noi andiamo a sostituire, noi andiamo cioè nella beta caseina c'è una sostituzione di un'istidina con una prolina voi sapete che la presenza di una prolina in termini strutturali comporta delle differenze eh, non insignificanti nello stesso tempo, e lo anticipo già qua, la presenza di un di, di, di un legame peptidico con un residuo di prolina rende quel legame più eh, tra virgolette, resistente all'idrolisi operata da peptidasi e proteasi. Per quanto ci interessa, ovviamente questo cambiamento eh, strutturale determinato dalla presenza di una, eh, di un, di una sostituzione amminocidica. Questo è un lavoro pubblicato di recente eh, a riguardo, ehm, comporta una uh, variazione o una potenziale variazione a un livello superiore della singola caseina, che è quello appunto determinato nella micella caseinica, cioè questo incredibile e unico uh, per complessità esempio di aggregato proteico in cui tutte le varie caseine vanno ad aggregarsi in submicelle, le submicelle a loro volta a dare delle micelle. Questo è il substrato, se vogliamo, sul quale poi andrà ad agire il caglio. Ovviamente queste differenze nella caseina possono determinare differenze nella struttura della micella e in prima battuta di differenze nella dimensione di queste micelle che hanno eh, dimensioni che hanno ovviamente un impatto enorme eh, sull'attitudine alla coagulazione presamica del latte. Questo, per esempio, è un discorso noto e stranoto per quanto riguarda le due varianti genetiche della K caseina, cioè la K caseina A e la K caseina B. Meno studiato, anche se assolutamente indagato da, da tanti, è l'effetto dato da, um, da a varianti genetiche di caseine diverse. Eh, per esempio mh, si è visto che eh, ovviamente la struttura della micella determinata dalla presenza di certi genotipi caseinici o meno determina una diversa attitudine alla coagulazione che può essere esplicitata in un tempo di coagulazione in una consistenza del coagulo e quant'altro tutte cose più o meno verificate e anche verificate eh, da noi nell'ambito di questo progetto ma esistono anche eh, mh, diciamo delle conseguenze un po' più interessanti, più interessanti o più ampie rispetto a questo perché ovviamente eh, non è solo la beta caseina che va a incidere eh, su questa eh, quest attitudine ma anche altre eh, frazioni caseiniche che, che evidentemente concorrono alla strutturazione della micella ma anche altre eh, varianti eh, genetiche di eh, proteine eh, non caseiniche oltretutto come potete vedere, eh, la presenza di alcuni genotipi piuttosto che di altri influenza anche il rapporto ponderale quantitativo tra, uh, tra alcune eh, di queste caseine. Quindi cambia se immaginate questa micella come. Una struttura fatta da tanti mattoncini colorati, tipo quelli del Lego ecco, immaginate che eh, le varianti genetiche incidono anche sulla quantità, sul numero di mattoncini di un colore piuttosto che di un altro. Questo ovviamente determina eh, ovviamente dei cambiamenti nella costruzione finale, cioè la nostra, la nostra micella. Altri, eh, altre ricerche molto recenti, eh, per esempio, riguardano anche il processo di protolisi che avviene durante la maturazione di un formaggio. Quindi il diverso rapporto tra questi mattoncini determina anche un processo maturativo nel formaggio eh, diverso. Infine, eh, la, il diverso genotipo può determinare effetti tecnologici che riguardano la composizione del latte o, come in questo lavoro pub appena pubblicato, per esempio, potenzialmente anche variazioni del metaboloma del latte quindi della quantità e del tipo di, di metaboliti presenti, presenti nel latte. Quello che più ci interessa però non è tanto sapere se c'è la beta caseina A1 o A2 in sé, cioè se c'è quella proteina, perché gli effetti biologici legati appunto alla beta caseina A2 sono legati eh, a un peptide o a più peptidi che si generano dalla proteolisi di quelle proteine. La proteolisi ovviamente è un uh, fenomeno biochimico caratterizzante diverse filiere di trasformazione del latte ma ovviamente in prima battuta quella che porta a formaggio e quella che porta a un latte fermentato dove questa proteolisi avviene eh, in prima battuta ad opera dei coagulanti utilizzati per il formaggio e di alcune proteasi native, tipo la plasmina, presenti nel latte, ma ha, ha, ancora di più uh, ha, diciamo, per l'azione dei uh, batteri che costituiscono appunto il, eh, il microbiota del, del, del formaggio e eh, che derivano da microflore native presenti nei microorganismi già presenti nel latte o innestati eh, nel latte. Eh, tutto questo comporta la liberazione di peptidi, ovviamente nei lati fermentati eh, questo avviene ad opera dell'innesto, eh, comporta la liberazione di peptidi, peptoni, quindi frammenti di proteine che poi comunque eh, vanno incontro a un'altra... Eh, protolisi operata dagli enzimi gastrointestinali. Quindi diciamo che il, eh, il percorso che porta dalla singola frazione caseinica a alcuni peptidi a potenziale attività biologica è molto lungo. Alcuni di questi sono quelli che poi interessano noi e interessano il discorso latte 1 o 2. Si chiamano beta-casomorfine, vedete che sono state individuate in un digerito eh, di caseine ottenuto per un attacco di, con, con pepsina nel 1979, quindi è un discorso molto vecchio. Alcuni hanno cercato di identificare il processo che determina la loro liberazione nel tratto gastrointestinale e vedete che questo comporta l'intervento di diversi enzimi del nostro tratto gastrointestinale. Eh, che porterebbe alla liberazione eh, di alcuni peptidi, più importanti dei quali sono eh, quelli che vedete indicati qua, cioè quella chiamata beta casomorfina 5 e beta casomorfina 7, cioè questi frammenti che vedete eh, derivano dalla, dalla beta caseina. Perché è importante sapere. Il genotipo, cioè se è 1 o 2, perché secondo molti studi questo questa liberazione avverrebbe soltanto in, in alcune varianti genetiche, cioè nello specifico avverrebbe eh, dalla beta caseina 1, ma non dalla beta caseina 2, perché come vi dicevo la presenza di un residuo di prolina in posizione 67 rende questo legame molto più difficilmente idrolizzabile da peptidasi e proteasi varie. E quindi sembra che questo peptide Sembra, in realtà è stato dimostrato che questo peptide si liberi eh, dalla beta caseina A1 e eh, no o meno, adesso capirete perché, dalla beta caseina A2. Vorrei farvi notare qual è per esempio la sequenza nella beta caseina umana, vedete che pur in una posizione diversa, perché ovviamente la proteina è diversa, esiste una grandissima omologia, quindi c'è un significato anche evolutivo della presenza di determinate sequenze e di determinati potenziali di attività nel, nel latte dei mammiferi. In realtà vi dicevo che studi recenti... E, che mi sento uh, di confermare, eh, evidenziano il rilascio di beta-casomorfina 7, cioè di questo peptide di 7 aminoacidi, anche dalla variante A2, anche se questo rilascio è notevolmente rallentato e limitato. Diciamo che la quantità è generalmente eh, 4, da 4 a 8 volte eh, inferiore, a seconda del lavoro e del piano sperimentale utilizzato. Ovviamente abbiamo quindi la possibilità che ci sia già della beta casomorfina 7 nei, nei prodotti lattiero caseari, cioè in formaggi e prodotti eh, fermentati, eh, sottoposti magari a digestione in vitro. La quantità che vedete è circa di qualche milligrammo, tenete conto che da un grammo di caseina potenzialmente la resa teorica sono 20-30 milligrammi di beta casomorfina 7. Questa se ovviamente fosse rilasciata totalmente e eh, resistesse ovviamente ad un'ulteriore idrolisi. Eh, molto più interessante forse il discorso dei formaggi, dove vi dicevo l'attività dei, 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 dei microrganismi è molto più intensa e qui si vede come eh, non necessariamente i formaggi più proteolizzati, qui c'è un contenuto di azoto solubile che vi dà un'idea. Eh, di quanto maturato è un formaggio, non necessariamente nei formaggi più maturati voi avete un maggior contenuto eh, di beta-casomorfine 7-barre eh, nere. Eh, questo perché ovviamente c'è eh, un rilascio di beta-casomorfine, ma c'è anche eh, la possibilità che questa beta-casomorfina venga ulteriormente tagliata. Vi ricordo che i batteri latici nati. Per sopravvivere e vivere nel vino, eh, scusate, nel vino, nel latte, hanno un patrimonio enzimatico adatto a tagliare le proteine del latte. Quindi hanno degli enzimi in grado di tagliare anche i legami in cui eh, è coinvolto un residuo di prolina. Questo a differenza, eh, diciamo, degli enzimi del nostro tratto gastrointestinale. Ma cosa fa la BCM7? Gli effetti biologici sono essenzialmente collegati alla sua attività oppioide, cioè. La, questo peptide ha la possibilità di interagire con dei recettori, in particolare con i recettori Mu, e di innescare un effetto opioide eh, o simile. Che secondo alcuni è collegato all'insorgenza, al peggioramento di un sacco di problematiche. Eh, quindi vedete ce ne sono, eh, ce ne sono diverse. Eh, che eh, ovviamente non andremo, eh, non andremo a indegare se non per gli effetti eh, gastrointestinali. Ovviamente, per eh, esercitare alcuni di questi effetti è necessario che la beta-causomorfina, una volta arrivata nell'intestino, eh, non agisca solo a livello dei recettori Mu. Presenti sul, sull'epitelio intestinale, ma se deve esercitare disturbi neurologici deve arrivare anche al cervello, quindi è necessario che la beta-casomorfina possa passare. Ci sono vari studi che dimostrano il passaggio della beta-casomorfina 7 attraverso l'epitelio intestinale, quindi il suo ingresso nel torrente ematico e potenzialmente il suo trasferimento ad altri siti d'azione, ad altri recettori Mu. Ci sono tanti altri peptidi bioattivi eh, con potenziale attività oppioide che derivano dal latte. Ovviamente per noi il discorso si limita alla beta-casomorfina 7 e alla beta-casomorfina 5. Perché? Perché queste due beta-casomorfine rispetto ad altre hanno un'attività oppioide molto, molto maggiore. E eh, hanno un'attività oppioide molto maggiore anche rispetto ad altre beta-casomorfine che derivano da altri tipi di latte, come per esempio quella. Eh, quella umana. Ovviamente, poi, questo discorso dell'attività opioide viene sulla stampa, nei media, interpretato nelle maniere più, più folcloristiche o, o più scientifiche, dipende da come la vedete. Per cui si arriva a titoli del tipo il formaggio causa dipendenza come la droga, oppure su siti tipicamente vegani, vegetariani, eh, si arriva addirittura a dire che appunto c'è una dipendenza psicologica che francamente eh, non riuscirei a, a, a comprendere proprio in termini clinici, che cosa significa dipendenza psicologica quando si parla di un'attività opioide, ma questo è un altro discorso. Come vi diceva Milena, e qui la faccio breve, il discorso della 1A2 non è un discorso nuovo, I, quel peptide BCM7 è noto da, dagli, dal 1979 e tutto quello che eh, è nato a livello commerciale rispetto al latte che contiene o non contiene la variante A1. E viceversa, quindi contiene la variante 2, nasce da questi studi uh, che alla fine del secolo scorso, inizio di questo secolo, gli studi di Elliott, dove eh, è anche abbastanza interessante andare a vedere l'approccio che aveva seguito, ma adesso non abbiamo tempo, lui aveva visto che c'era una certa correlazione tra eh, l'insorgenza di eh, diabete eh, di tipo 1 piuttosto che di malattie cardiovascolari. In funzione della quantità di caseina 1 consumata. Ovviamente eh, era un dato ottenuto indirettamente, cioè erano andati a vedere quanti prodotti lattiero caseari eh, si consumavano e quali erano i genotipi più diffusi nelle razze che producevano latte poi utilizzato per fare questi prodotti. Eh, questo discorso è rimasto latente per circa diciamo, 10-15 anni, dopodiché nel 2009. Eh, ho fatto parte di un, di, un, di, un, di un panel, di un scientific panel dell'EFSA, dove abbiamo cercato di mettere oh, diciamo, oh, a fuoco tutto l'argomento, perché eh, il discorso 1-2 stava veramente montando in una maniera molto pericolosa: per cui alla variante eh, genetica 1 venivano attribuite eh, tutte le possibili malattie. Quindi, in questo gruppo, dopo sei mesi di lavoro, abbiamo. Editato questo scientific Report che potete scaricare, in cui praticamente noi eh, concludevamo che non c'era eh, evidenza scientifica eh, di una relazione tra il consumo della beta caseina 1 e della BCM7 che da essa poteva derivare e l'insorgenza o peggioramento di molte malattie, quelle che avete visto prima. Anche se non avevamo escluso ed era l'unica bioattività che avevamo eh, considerato come. Potenzialmente vera, attuabile, un'attività di tipo oppioide a, a livello intestinale. Eh, sta di fatto che vedete, dopo il report, eh, negli anni del report EFSA, le pubblicazioni sono drammaticamente calate, perché ovviamente eh, questo interesse rispetto ad altri effetti biologici veniva un po' calare. Recentemente abbiamo pubblicato, nell'ambito appunto del progetto AGER, questo lavoro su Critical Review in Food Science and Nutrition, dove abbiamo fatto praticamente una review di tutto ciò che è stato pubblicato dal 2009 ad oggi. E quello che ne viene fuori è che fondamentalmente non è cambiato tantissimo, anche se. In virtù, forse, di quell'unica attività che veniva potenzialmente ipotizzata nel reportezza, gli studi in questi ultimi dieci anni si sono molto focalizzati sugli effetti a livello gastrointestinale, perché sembra. Tra tutti questi effetti, che eh, l'interazione con i ricettori Mu presenti sull'epitelio intestinale dia un disconforto intestinale riconducibile a un rallentamento della motilità, a, quindi a una, a una riduzione della peristalsi, eh, a, un aumento, a una riduzione della produzione di muco a livello intestinale, e quindi fondamentalmente a un. Um, un malessere intestinale che si ricollega a gonfiore, malessere postprandiale, stipsi, quindi problemi che, su cui oggi si sta molto concentrando eh, la, la ricerca. Eh, detto questo, da un punto di vista commerciale, il discorso della 2 è anche questo un discorso assolutamente non nuovo e chi per primo ha diciamo, cavalcato questo discorso... Eh, finanziando anche un sacco di, 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 di ricerche è questa compagnia che guarda caso si chiama 2Milk, è neozelandese ovviamente la capitalizzazione di borsa non dà eh, un'idea sempre eh, oggettiva del successo di un'iniziativa però vi consiglierei di guardare qual è l'andamento del valore eh, della quota, eh, de, de, dell'azione della 2.000 company, per farvi capire che cosa è successo in questi vent'anni a livello commerciale. Di tutto e di più. Tant'è vero che a due oggi è diventato un colosso che, ha, eh, che è arrivato anche in Cina, dove fa non soltanto latte per adulti, ma soprattutto latte per la prima, per la prima infanzia. Questo discorso è arrivato anche in Italia, ci è arrivato adesso, ci è arrivato con eh, due grandi marchi che producono vedete, latte, latte pastorizzato che viene in un qualche modo pubblicizzato, ovviamente non è possibile nessun tipo di ad claim eh, al riguardo, però viene pubblicizzato come un latte che contiene una proteina antica eccetera. Eh, qual è il mio parere su questa storia? All'inizio si diceva il titolo di questo seminario è nuove opportunità per la qualità eh, diciamo che è un'opportunità ma tutt'altro che nuova perché eh, dimostra, eh, visto che è diventata di moda adesso, eh, come il settore lattiero caseario in Italia sia sempre un settore molto, come dire, statico rispetto all'innovazione. All non solo perché fa fatica a crearla, ma, non, ma anche perché non la copia per tempo, perché questo discorso poteva essere copiato tanti anni fa. Tant'è vero che io nel 2000 e quattro, prima del report EFSA e cinque anni dopo i lavori di Elliot, incontrai, perché venne in Italia, eh, il, il manager eh, per il mercato estero di A2, questo John Ryal, il quale eh, parlò con me, mi spiegò eh, cosa poteva essere questa iniziativa e io questa iniziativa la trasferì a, a, la trasferì a, grande, a, a grandi aziende lattiero casearie e anche agli allevatori, quali però... Non mostrarono nessun tipo di interesse. Per cui oggi, nel 2020, si arriva vent'anni dopo, quindi con un ritardo pazzesco, a proporre questo tipo di latte. Questo tipo di latte che ad oggi ha come unica valenza eh, nutrizionale diversa in termini di A1 o A2. Eh, la, diciamo, la capacità di generare o meno un certo disconforto a livello intestinale. Rimane da capire se questi effetti sono generali o limitati a soggetti sensibili, per esempio quelli che hanno già una lattosi intolleranza. Ad oggi, invece, non esiste nessuna eh, nuova eh, evidenza scientifica che possa supportare eh, un peggioramento o l'insorgenza di malattie. Non comunicabili, per esempio, disturbi neurologici, l'autismo e così via, schizofrenia, per esempio, con il consumo di A1. È per questo che, a mio parere, il tema, appunto, beta caseina BCM7, ad oggi è ancora una never-ending story. Eh, fintanto che eh, non verranno eh, in un qualche modo eh, identificati meccanismi eh, di azione dei peptidi che derivano ed effetti reali eh, e realmente attribuibili a una proteina che vi, vi, comunque fa parte, ovviamente, di un complesso che si chiama alimento eh, e quindi di un discorso molto 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 più generale in fondo è questo che noi vogliamo fare nel progetto Farmin e come vi ha detto eh, vi ha anticipato già a Milena noi stiamo proprio studiando all'interno di questo processo di, di questo progetto eh, stiamo studiando alcune proprietà tecnologiche ma soprattutto alcune proprietà biologiche della beta caseina 1 e a 2 vi ringrazio